Come, la situazione ovviamente del Cesena, stando ai giocatori che ha a disposizione, se ha già pensato come formazione. Ma è chiaro che ho in mente già delle cose abbastanza precise, che poi non è che sconvolge quello che è stato, che è stata anche la formazione delle ultime partite. Abbiamo cambiato sempre uno o due giocatori e quindi così sarà anche questa domenica, quindi vedremo un attimino dietro in mezzo qualche dubbio e quindi vedremo. Se loro giocano con Miccoli, potremmo vedere l'altro difensore centrale? No. E qualche sorpresa? Non credo. Credo, perché comunque sì, abbiamo bisogno, non solo nelle situazioni, andremo a giocare con una difesa che è alta 1,75 m, non credo che sia 1,78 m, no. Non credo che sia in Serie A, anche le situazioni di palla inattiva, le situazioni calcio d'angoli, comunque credo che quello non, in questo momento no. In caso di emergenza, in caso di necessità, che non abbiamo giocatori, potrebbe anche accadere, però solamente in quel caso lì. Quindi sarà probabilmente Pellegrino a sostituire Benoit? Sì, Pellegrino ha giocato sempre lui e l'altro, e quindi lui e Benoit, quindi se la sono giocata loro due. Adesso è qualificato Benoit, è chiaro che rientra Pellegrino come difensore centrale. Si è parlato tantissimo questa settimana di Pastore, avete in mente qualche trappola, qualcosa, oppure voi pensate solo a voi, oppure qualche accorgimento lo prenderete con colui? Ma lui è un giocatore che no, è difficile marcare a uomo, perché lui gioca tutto campo, quindi veramente bisognerebbe giocare con uno in meno noi, e soprattutto con le qualità che ha lui, magari non è il giocatore, va sempre raddoppiato, quello sì, quindi qualche attenzione sotto quell'aspetto. Chiaro che possiamo, io come dico sempre, i giocatori forti vanno sempre limitati, annullare è molto difficile, magari se riusciamo a essere bravi appunto nei raddoppi, essere aggressivi, non dai il tempo di ragionare o di avere la possibilità di girarsi. È chiaro, lui in queste situazioni qua, nell'1-2, nell'inserimento, è un giocatore che in questo momento è in grande fase di crescita. Quindi cercheremo chiaramente di opporre un'attenta marcatura zona con dei raddoppi, ma questo è chiaro. Ascolta, la prendo la larga, questa gara col Palermo, poi si va a Bari, altri due in casa, nei 3 su 4 in casa prima della sosta, una grossa fetta di salvezza te la giochi in questo mesetto, anche perché dopo il calendario dopo Natale ci prospetta comunque partite grosse. Adesso non si può magari ridurre così, però effettivamente. Ma io vedo che tutti quanti fanno tabelle o. Sì, ma è difficile. È chiaro che noi dobbiamo guardare una alla volta. Adesso il Palermo, come la Lazio, come la Juve, come la Fiorentina, potevano essere partite con squadre superiori al Cesena, più forti. E siamo andati in campo, probabilmente la maggior parte di queste non meritavamo di perderle. E abbiamo vinto anche con la Lazio, quindi fare delle tabelle, è chiaro che se dovessi scegliere vincere col Bari, col Brescia, piuttosto che col Palermo, dico meglio vincere col Bari, col Brescia, questo è chiaro, se questa è, perché per noi significa scontri diretti, allontanare le dirette concorrenti, quindi non fanno punti loro, li facciamo noi. Però credo che la nostra mentalità sia stata sempre quella di guardare non troppo in là, perché se no sarebbe un errore, ci metterebbe anche una pressione che secondo me non è sbagliata, e quindi dobbiamo guardare questa partita come abbiamo fatto con tutte le altre, soprattutto in casa, dove comunque abbiamo sempre disputato delle ottime partite, e quindi io la vedo come la stessa partita che, con le stesse difficoltà probabilmente che abbiamo avuto con la Lazio, con caratteristiche un po' diverse nei giocatori offensivi loro, però con grandi qualità. Chi capisce di calcio dice che loro non sono forti in difesa, ci credono. Ma non è che non sono forti, è che loro è una squadra che attaccano in tanti,
e di conseguenza ogni tanto lasciano spazio. Hanno due terzini che spingono, sia Balzaretti che Cassani. Invece in mezzo al campo hanno tre giocatori di equilibrio, di quantità, quindi nella zona centrale sono molto solidi, con Nocerino, con sì, e l'altro centrocampista che non mi ricordo, e, però sono molto, molto solidi e quindi cercheranno di sfruttare quelle solide caratteristiche e dovremo essere bravi probabilmente nel riuscire a ripartire nella zona centrale comunque tra i due esterni difensivi, perché lì probabilmente qualche cosa lasceranno nelle diagonali, nella copertura, è chiaro. Per questo dicono che non è forte, però se andiamo a vedere c'è tutti i giocatori che hanno giocato in nazionale, insomma, tutti i giocatori nazionali o stranieri o italiani, almeno ne ha 7-8, poi Amiccoli, comunque fuori anche giocatori importanti tipo Hernandez, Maccarone in panchina, comunque gioca, cioè, la squadra credo che sia una squadra, un'altra la Champions League. Una squadra forte. Ascolta, vedendo proprio quello che hai detto, solido al centrocampo, quindi forse la bilancia prende più per Arpià rispetto che per Schelotto, considerando che quella solidità al centrocampo di Rosanero. Ma stanno, devo dire che Schelotto ha fatto bene. È chiaro che Schelotto ha bisogno un po' più di spazio rispetto alle caratteristiche a lui, quindi quando gioca lui è chiaro che lo sviluppo del gioco cambia, Jimenez si abbassa un po' di più e quindi lascia lo spazio per Schelotto negli inserimenti. Abbiamo provato entrambe le soluzioni, vediamo. Fino a domani abbiamo questa è una delle possibilità che dicevo prima, no? di poter cambiare. Hanno fatto bene entrambi, poi è entrato bene con la Lazio Schelotto quando Appiano era un po' più in difficoltà, poi domenica ha fatto bene Schelotto fino a quando noi siamo riusciti a tenere comunque l'equilibrio, poi loro si sono chiusi, ha avuto più difficoltà perché chiaramente non avendo spazio lui è un giocatore che ha bisogno di campo. Quindi vedremo un attimino, una situazione tattica dove noi dobbiamo essere molto attenti, questo è chiaro. Ma una curiosità, come si fa a scegliere? Si va ad ispirazione dell'ultimo momento? No, ma si vede. No, ma non è che si sogna, è chiaro che si fanno delle valutazioni durante la settimana, si vede un attimino come può essere impostata la partita e quindi poi di conseguenza si fanno delle scelte. È chiaro che la coperta anche è chiaro che se si mette Schelotto è chiaro che nella fase tattica, nella fase non possesso hai più difficoltà, questo è chiaro. Magari nella fase propositiva hai uno sviluppo diverso, hai più forza, hai più profondità, questo è normale. Bisogna vedere, bisogna fare delle valutazioni, vediamo, i giocatori stanno entrambi bene e, però ripeto, una valutazione che ancora abbiamo un giorno, ci abbiamo un allenamento, quindi decideremo con calma. Comunque non bisogna sbagliare. Un po' per uno? No. Anche, può anche darsi. Può anche darsi. Già decisi i convocati? Sono? Già decisi oggi? Convocati. No, facciamo oggi. Ma Longazzo lo può già anticipare? Vediamo come si allena oggi. Vediamo come si allena. Non è già deciso, ma Longazzo, immagino comunque hai 2-5 giorni ulteriori, penso che vai. Nella tua testa sarai già lì dentro. No, sta meglio, probabilmente verrà convocato Malonga, sì. Finito. No, non è finito. Non è finito il periodo c'è di stop. Se poi siccome uso termini. Almeno la risposta c'è stata dal ragazzo. Quindi. No, sta meglio, adesso si è allenato. Questa settimana si è allenato in maniera diversa, devo dire, con più intensità, lo vedo più. Più presente. A proposito di attaccanti, settimana ha tenuto il discorso dell'attacco oltre il rientro di Buda, è stato Bogdani dalla propria sezione di Firenze, c'è sì. Stato scritto che magari a centravanti invertiti, il Cesena avrebbe vinta quella partita, ecco come sta. Ma no, ma Erion è un giocatore molto generoso, all'inizio è riuscito anche a fare dei gol anche molto belli, in questo momento qua è chiaro che sotto l'aspetto realizzativo, sotto l'aspetto della conclusione non è. Al massimo, bisogna anche essere onesti, ma lui questo lo sa, deve lavorare per questo, sta lavorando, però devo dire che dà comunque il suo contributo in campo per l'impegno, per quello che può essere comunque creare lo spazio per gli altri due giocatori che sono Giaccherini e Jimenez, per i centrocampisti. È chiaro che nella fase conclusiva in aria stiamo in questo momento, lui sta faticando, però è un giocatore che per noi è stato importante, però in questo momento sotto altri aspetti prima era completo,
sull'impegno realizzativo nelle occasioni, nel far gol, perché comunque è stato anche il giocatore che ha fatto assist. In questo momento dobbiamo recuperarlo sotto l'aspetto che comunque non è di poca importanza, questo lo sappiamo, ma per noi rimane un giocatore importante. Ma cos'è successo che ha perso? Ma non è, ma queste sono non è domande. Io capisco che voi fate la domanda, ma è difficile. I giocatori hanno durante il periodo di un certo periodo che riescono a trovare il gol, fanno fatica, ma questo succede ai grandi attaccanti. Succede a tutti. Lui è un giocatore che comunque nella sua media stagionale in Serie A può fare i 7, 8, 9 gol, ed è chiaro che in questo momento lui si è un po' bloccato. Però deve stare tranquillo, sono sicuro, io sono convinto che poi riuscirà a sbloccarsi di nuovo, a far bene, a giocare bene, a far giocare bene gli altri. Ho letto bene un'intervista anche ieri che ha fatto Buda l'altro giorno, ha detto che bisogna fare i gol sporchi. Questo sono d'accordo. Noi per vincere la partita dobbiamo fare solo gol molto molto belli comunque. Invece bisogna essere un po' più sporchi, sotto questo aspetto qui in aria bisogna essere un po' più cattivi, determinati, nei rimpalli, nelle situazioni, nei cross, in queste situazioni qua, sì.